Buongiorno, allora sono qua alla Zenmi stamattina insieme alla signora. Bene, Bettorel Maria. mi conti da che popolo la signora Maria? La Medisea prima chiedeva, è originaria da Fiere? Da Fiere de Piravena? Fiere e Piravina. Elena Sesta? De che anni? Se non sono indiscreto. Adesso mi fa dire una roba, non mi ricordo neanche più. E l'ha data un po' in confusione? No, stai No, sono preoccuparsi. assista il 10 del febbraio del 30. No, perché a volte vai via con 10 febbraio del 1930. 1930. Ah, allora le classe della signora dell'altro giorno, la signora Tollardo, perché l'era del 30 anche la signora Sono Tollardo, 30, sono. vedrà. Ah, qua se devo andare in cerca delle giovinotte, insomma. E frate, dottore di compie quasi 90 anni, no, 89, insomma, dai. Sì, e beh, arriverà anche a Sentola perché la vede anche a bella Arzilla, la Ma vede, non mi auguro di arrivare a Sintra, no? no, no, perché ho massa Dolori. d'oro, sì, no. Vabbè, dai. Comunque, mi sono venuto qua perché mi piacerebbe sentire le sue storie. La mia già c'è una cosetta adesso, purtroppo, fa dire da dove è nata la sua No, vita. ma no, storie belle non conte, perché la mia vita va all'estate tutta. No, che abbia più una brava famiglia, bravi tosati, ma la mia vita va tosa in avanti No, immagino che l'era da stata giovane. sicuramente una vita dura e le robe brutte, sinceramente, quelle brutte brutte non veniamo a saperle. Però, per esempio, ella si ricorda la sua gioventù, ella sesta la via a La Fiere, via, no? sì. Si ricorda la gioventù, come che l'era la scuola. La scuola mi ricorda che ho fatto tante botte, tante botte dopo le mani, Con le visce? con i bacchetti, bastoni proprio. Sì. E poi mi ricordo che sono andata a lavorare, che ho cominciato a spirare una stanza, volevo comprarmi la bicicletta perché no, dalla settimana era libera e te vai a casa, insomma da Feltre lassù, tanta strada. E mio padre non lo voleva perché mandarvi a casa i schei. Ah, addirittura. Mia nonna di 90 anni, quando quello crompava la bicicletta, lei partiva da fuori e mi andò a dirmi: ma io non sto la bicicletta perché tuo padre non c'è più a casa. Ma me starò sempre qua se non voglio a casa, Perché perché la bicicletta me l'ho crompata. l'era l'epoca che era la Lorea dove? Là in Il manicomio? manicomio che Ah, quella che cominciava la da Medisea quello. prima allora. Il manicomio. E non voleva che mi crompesse la bicicletta e poi andare avanti in giro a piedi. Ah, perché era tutti i giorni la No, partita. no, no, tutti i giorni, una settimana ti avevi una giornata libera. Sì, Perché allora la dormiva in convitto là? Sì, lo te so come dormiva. funziona una volta. No, no, ti avevi una giornata e mezza, ti fai la notte, ti avevi mezza giornata della notte che ti avevi fatta, una giornata settimanale libera, insomma. Altrimenti tutte le altre sere la dormiva là allora? Ah, Sì, si dormiva se maniera l'anno. ok. Poteva uscire, andare al cinema, al Sì, giorno che ti sì, avevi sì, libera, sì. però ti avevi Però un bel t'aveva. alloggio, insomma. Ah, ok, non sapevo. Era. E già più 20 euro, 20.000 franchi al mese. In quel tempo gli era abbastanza, Era schei. E insomma, però ti fai una vita. se parlano di che anni allora? Era 52, 51, 52, mi ho cominciato del 40, non mi ricordo, insomma, fa 7 anni, fa il consegno di via del 53. Sì. Beh, è stata una vita sicuramente non No, facile. no, Ma no, no. e dopo loro lascia comprare la bicicletta e quella arrivava su in paese con Sono questa arrivata, si voleva bicicletta. spaccarmela perché non voleva, ma subito l'ho appena andata a entrare, non so, era neanche la orilla. Sì. E Ero stufa andare avanti in due a piedi. beh, immagine. Per loro era un lusso. Certo. Era una roba massa moderna. Massa moderna, massa lusso, sì, Sì, non si poteva non fare si più poteva. lavori là, insomma. E Certo. così. E un'altra roba compagna, e l'ultimo anche c'è stata l'arma per comprare la macchina, così, era un'altra tragedia anche là. E che però può essere una roba sicuramente utile anche per la famiglia, una che Ma sapeva cosir. sapevi che dovevi sposarmi, insomma, l'Ale mi aveva insegnato a far lavorare a ferro, a cosire a macchina, a fare tante robe, che la dota che si è fatta una volta, che mi era una di quelle che me l'ho fatta anche meglio delle altre, dirò perché non guardavi i miei genitori Sì. e mettere la roba, insomma, ecco, Certo. mi è sempre piacere avere la mia roba. L'era all'epoca allora l'era di Era una quelle. roba da lusso, non Sì, si sì, poteva sì. farlo, scherzo, e Sì. camicie, notte usare le camicie, fate ricamarle, ma là che te le ricamiamo.
robe da lusso, da contese, non so poi avere quelle robe là. Immagino. Ma non era che la paghessi, lo fea, tu vedi a mezzo centesimo, ma l'era, le fea, le ti fea qualsiasi roba, basta che tu vedessi un centesimo o anche niente. Sì, 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 sì. Perché l'era come un nichile, si perde via, si perdia via, insomma, ecco quel minuto che lei ha. Ma una volta non esisteva sti lussi. Immagino.